In Italia ci sono 7.409 nuovi casi di coronavirus a fronte di 225.486 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 45 decessi contro i 30 di giovedì, per un totale d'inizio pandemia che arriva a 128.379. In terapia intensiva sono ricoverati 369 pazienti, più 17, i guariti sono 4.388, tasso di positività al 3,3%. Sono 661 i nuovi casi di positività al Covid in Lombardia, 5 le vittime nelle ultime 24 ore, portano qui il totale d'inizio pandemia a 33.852. A fronte di 35.314 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta all'1,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, sono 33, 4 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 299 più 7. Tra i dati per province, vedete Milano 157, di cui 55 in città, Pavia 35. Scende l'indice di contagio RT da 1,56 a 1,27, evidenzia il professor Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, ma continua a aumentare l'incidenza del Covid, che passa da 68 a 73 casi ogni 100.000 abitanti. Sono due indicazioni che arrivano dai dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità relativi al 2-8 agosto. Nessuna regione supera comunque la soglia critica dei ricoveri, un tasso nazionale d'occupazione degli ospedali che si assesta al 5%, questo vuol dire che Sardegna e Sicilia sono comunque a rischio zona gialla, ma dalla settimana successiva al Ferragosto. E intanto il professor Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, commenta così questi dati: c'è un'ampia circolazione di varianti altamente trasmissibili come la variante Delta, e dato che il periodo estivo comporta tante aggregazioni, è bene mantenere dei comportamenti prudenti e correre a vaccinarsi per chi non l'ha ancora fatto. Sono 2 milioni, a proposito, e 73.000 gli over 60 italiani che non hanno ricevuto ancora alcuna dose di vaccino contro il Covid, e sono quelli più a rischio di contagio da variante. Crescono invece i vaccinati tra i teenager, nella fascia 12-15 anni quelli che hanno ricevuto la prima iniezione sono il 30% del totale, mentre tra i 16-19 anni sono il 60%. Tra il personale scolastico sono 213.277 quelli che sono sfuggiti finora alla somministrazione, pari al 14,55% del totale. Costo dei tamponi a carico delle scuole, soluzioni per evitare classi pollaio e supporto concreto per le verifiche del Green Pass. Sono questi i punti sui quali i sindacati della scuola e tecnici del Ministero discutono in tema di protocollo sulla sicurezza in vista del nuovo anno scolastico da settembre, ma sui quali ancora non c'è un accordo. È morto Gino Strada, il fondatore d'Emergency. Al momento del decesso si trovava in Normandia. Secondo quanto si è appreso, soffriva di problemi di cuore, aveva 73 anni. Dal 1994 l'ONG da lui fondata ha operato in 18 paesi del mondo, assicurando cure mediche e chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre e della povertà. Confessa Marco De Frenza, il 59enne pregiudicato in carcere a Pavia con l'accusa d'omicidio volontario per aver ucciso a coltellate la compagna Marilyn Pera di 39 anni. I due convivevano da appena 2 settimane in un appartamento di Corso Novara Vigevano. C'eravamo appena messi insieme e lei voleva già ritornare dal marito, non potevo perderla e per questo l'ho ammazzata. Queste le sue parole di fronte al sostituto procuratore Carlo Palermo. Da lei era partita nell'aprile scorso l'indagine per corruzione elettorale che ha portato all'avviso di garanzia emesso dalla Procura di Pavia nei confronti dell'assessora leghista di Voghera Francesca Miracca. Ora Assunta Onorato, 59 anni, finisce in carcere a Vigevano poiché deve scontare una pena di 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione a seguito di una condanna passata in giudicato per reati di furto, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito commessi nel 2016 sempre a Voghera. Quello di luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra, lo rivelano i dati rilasciati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia federale statunitense che si occupa degli oceani e del clima. Il record, ha sottolineato l'amministratore della NOAA, si aggiunge al percorso senza precedenti ed è preoccupante per questo cambiamento climatico. Infine vediamo il tempo su scala locale per questo weekend di Ferragosto: gran caldo e afa, domenica 15 sarà la giornata peggiore, temperature dai 20
31 e 37 gradi. Poi da lunedì è previsto l'ingresso d'aria più fresca e l'anticiclone africano si indebolirà tornando a temperature più gradevoli. Tutte le previsioni a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli le trovate sempre aggiornate su prontometeo.it. Queste le notizie principali con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.